Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ali. E io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Siamo tornate con un nuovo video tema scuola. Perché finalmente dopo tre lunghi mesi di agonia sono uscite le pagelle. Veramente. Infatti noi facciamo il trimestre, poi il pentamestre, per cui con le vacanze di Natale finisce la nostra prima parte dell'anno scolastico. E hanno fatto gli scrutini a circa metà gennaio e ora sono uscite le pagelle. Che abbiamo in questo foglio, ovviamente non le abbiamo ancora guardate, le abbiamo fatte stampare ai nostri genitori. Io semplicemente ho visto quella dell'Ellie e lei ha visto la mia, ci siamo dette se abbiamo debito alto da guardare in giro, niente di questo, quindi per siamo state molto tranquille. E abbiamo già fatto anche per la pagella di fine anno dell'anno scorso lo stesso video. E anche video dedicato alle altre pagelle passate degli altri anni scolastici. Ve le lasciamo tutte qui nelle schede nel caso foste interessati. Ma prima direi di lasciare un piccolo spazietto per le nostre nuove unghie che non abbiamo ancora fatto vedere sul canale. Allora, io le ho fatte di questo colore, metteremo qui una foto. Comunque sono, sì, ho ancora tutte le cuticole rotte. Del colore cashmere si chiama. E qui brillantini pure qui, molto carini. Le ho fatte stracorte perché forse a febbraio si torna a scuola. Forse, who knows. Mentre invece le mie sono fatte così. Allora, chi è stato in diretta, le ha viste squadrate, cioè forma ballerina. Ho deciso di farle ballerina. Pessima idea, perché ho capito subito che non mi piacevano. E quindi nulla, un pomeriggio presa male, le ho limate tutte, le ho rese ovali e così sono 100 volte più belle. Perché è matta! Le stradoro così, ho capito che la forma ovale è la mia forma. Facciamo questa parentesi e direi di iniziare con il video delle pagelle. In pratica sarà strutturato in questo modo: le apriremo, io terrò il foglio della pagella stampata di Auri e io quello di Ellie nascosto, così non ce le vedremo a vicenda. E in pratica diremo materia per materia che voto pensiamo di aver preso e poi il voto effettivo che ci ha scritto. E ragazzi, per chi non ci crederà, metteremo una foto qui, così dimostreremo di non aver imbrogliato, che effettivamente esatto, è tutto vero. Vi ricordiamo, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi assolutamente al nostro canale YouTube e di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel, mentre non c'è su Pinterest, ci chiamiamo aliauri.channel tutto attaccato. E a breve caricheremo il calendario del mese di febbraio, così che possiate organizzare al meglio questo mese. E nulla, iniziamo, let's get started. Allora, per chi si fosse imbattuto casualmente sul canale, io e Auri abbiamo 15 e 18 anni. Frequentiamo lo stesso istituto, ovvero il liceo classico con potenziamento matematica. A Verona siamo in due sedi staccate, quindi anche se frequentiamo lo stesso istituto non ci vediamo mai a prescindere. Io sono in quinta ginnasio, appunto perché frequentiamo il liceo classico, per cui sulla foto della mia pagella dopo, se vedrete quinta A, è appunto perché sono in quinta ginnasio, non sì, al quinto anno. È molto strano, mentre invece io sono in terza A, perché appunto avendo il conteggio in modo molto bizzarro. Quarta ginnasio, quinta ginnasio, prima, seconda e terza liceo. E io sono in terza, quindi non sono in terza, non sono stata rimandata né bocciata. E adesso direi di aprire il foglio. Io ho la pagella di Auri, ovviamente. E io quella di Ali. Non abbiamo le stesse materie, perché essendo lei al triennio ha alcune materie in più, ad esempio. Ad esempio filosofia e storia dell'arte, che Ellie invece non ha, giustamente. Penso che siano più o meno lo stesso ordine. Noi abbiamo il voto unico perché solitamente sarebbero stati scritti e orali divisi per alcune determinate materie, ad tipo esempio italiano, o latino, greco. E quindi solitamente se avevi l'insufficienza nello scritto prendevi il debito nello scritto, se invece eri sufficiente nell'orale, tranqui. Mentre invece quest'anno, con tutto insomma il caos, hanno fatto la media, stato, devi avere debito soltanto della materia generale. Allora, iniziamo con lingua e letteratura italiana. Cosa pensi di aver preso come voto unico? Per tutto il liceo sono stata 8, quindi 8. Sì, 8. 8. Beh, complimenti, eh. Grazie. Abbiamo lingua e cultura latina. Cosa pensi di aver preso come voto unico? Ho sempre avuto il debito in latino scritto, sempre, tutti gli anni, il primo trimestre. Non durante l'estate, ma il primo trimestre sempre il debito in latino scritto. Il Covid l'ha salvata, insomma. Però comunque se mi avrà dato 6, ci scommetto, perché lui non mi dà mai più di 6, perché sa che dello scritto faccio pena. E invece ti sbagli, non hai preso 6. Siccome non hai debiti, non puoi aver preso 5. Ho preso 7. Sì. È il primo 7 che prendo con questo prof in latino. Cioè, grazie Giove, grazie da lassù. Very good, Auri. Il tuo primo 7 in latino con questo prof. Con questo prof. In pagella. In pagella. Stessa cosa per greco. Cosa pensi di aver preso greco? Okay. Considerando che la versione è andata meglio. Allora, 7? Sì, 7. No, greco l'ho sempre avuto il 7. Però latino no, ragazzi. Latino non so perché ho dei problemi seri. Poi abbiamo inglese. Cosa pensi di aver preso? Allora, io
so di non meritarmelo, però sarà sicuramente 7. Perché? Quella prof mi vedrà sempre come un 7, a prescindere anche se ho preso tutti 8, ho preso un 7 e un 6, avrò 7, ci scommetto. Mi hai infatti scommetti bene. Ho 7, io lo so che quella prof non mi capisce, colora ma non mi interessa, cioè famiglia. Proprio, vedete, se a voi piace quella materia, siete consapevoli che vi piace, la prof non vi capisce. Amen, cioè, no. Passiamo con storia. Questa è una delle tue materie ovviamente in cui emergi. Secondo me hai dato 8. Ti sbagli, non hai preso 8. Ah, ho preso 9, 7, 9. No, hai preso di meno di 8. Ho preso di meno di 8. No, sto scherzando. No, dai, Alice! 9! Delle certezze! Primo 9 della pagella, very compliment, Auri. Grazie. Quinto anno, tanta roba, sì, insomma. Vabbè, passiamo con filosofia, la tua amata filosofia. No, ragazzi, voi dovete capire che quest'anno filosofia non mi piace per niente. Già non mi piaceva prima, ma adesso proprio non mi piace per niente. Avrò 8, perché non è più di storia sicuramente. No, infatti hai preso 8. E infatti, ragazzi, filosofia proprio non ci siamo. Passiamo a storia dell'arte, una delle tue materie preferite. Sì. Se allora, questa non hai preso un bel voto, cioè. No, perché ho preso 8 in una verifica e 9 e mezzo nell'altra, quindi non so, secondo me mi ha dato 8. Beh, comunque 9 e mezzo è un voto alto, quindi fa tanta media, hai preso 9. Davvero? Quindi storia e storia dell'arte sono nel podio, ragazzi. Allora fai il classico per qualcosa, amica? Sì, per queste due materie, vabbè. Wow, nota dolente matematica. Purtroppo matematica quest'anno è come filosofia, proprio non la riesco a tollerare. So già in realtà il voto di matematica perché la prof ne ha parlato in classe tutte insieme, quindi credo che sia 8. Sì, 8. Non mente allora. No, non mente, ma io mi sento di essermelo un po' immeritato. Non perché non sappia fare matematica, assolutamente, però non mi sembra di avere 8 in matematica. Ma che vale 8? Vali 11! No, non è meritato, è che... Hai sempre avuto poca autostima di te stessa, sì, in matematica. Però sei brava invece, dovevi togliertelo questo pensiero dalla mente. Grazie. Passiamo con fisica, sempre stessa professoressa ovviamente. Anche questo, in realtà non lo so, fatto in fisica. No, 8! Che cavolo? Non ci fai il classico, vai, lo scientifico. Il voto migliore in matematica e fisica rispetto che a latino e greco. Passiamo con scienze naturali, biologia, chimica e scienze della terra. No, questo sono sicura 7 al 100%. Sì, 7. Ma non mi piace per... Cioè, ragazzi, i programmi di quinta non mi stanno piacendo neanche un po'. Poi, penultima materia, educazione civica. La nuova materia che hanno introdotto quest'anno, che erano già... poche quelle che facevamo prima. Educazione civica, in realtà ogni professore ha portato un modulo che gli interessava, tipo quella di inglese ha portato le workhouses in età vittoriana. Però alcuni prof l'hanno portata nel trimestre, altri prof lo porteranno nel pertamestre. Cosa pensi di aver preso, mia amica? So, allora, o 8 o 9, però dato che forse il primo trimestre... Credo 8. Credi bene, ormai però, da 5 anni che sei in questa scuola. Però mi mirodo un po' perché mi meritavo 9. Mi dispiace. E finiamo con scienze motorie sportive, la materia in cui Auri eccelle di più, ovviamente. No. Irelle, abbiamo fatto un video insieme per motoria. Vale 11 che quello. Mi, per cui mi ha dato 10. Io mi meriterei 0, però forse 9. Sì, 9. Cioè, tutto merito mio che mi sono imparata a tutte le coordinazioni inutili, tipo petto dritto mano, quello così, quello dei bicchieri, poi sì, per insegnargliele. Sì, esatto. Qui non c'è neanche scritto la media totale dei voti, comunque sei stata bravissima, Auri. Okay. Ultima cosa, ovviamente, comportamento. Qui comportamento abbastanza palese. Comportamento 10. Ho avuto tutti gli anni sempre 10 e quindi rimarrà una siamo degli angioletti. Come ci comportiamo? Angioletti mascherati, non è vero, siamo bravi. Complimenti, Auri, veramente, per essere in quinta. È una pagella. Qui, eccola. E poi non so perché ci sia scritto terza classico di ordinamento. Anche che in realtà non fa il classico di ordinamento. Faccio ecco il pass. Ah, sì, anche adesso c'è scritto classico di ordinamento. Vabbè. Sono matti. Complimenti, Auri, sono molto fiera di te. Stasera si festeggia. Alla nostra amica Ali, che l'ha ricevuta in realtà molto prima di me, quindi è stata super brava che non l'ha guardata. Sì, sul serio, cioè. Allora, italiano. Allora, italiano non è la mia materia preferita, è la materia che mi piace di meno e sono al classico, quindi ho sbagliato scuola, però non importa, è proprio la materia che... Se mi dite fai un tema o fai due versioni di greco, faccio le due versioni di greco. Ma devi fare 10 temi invece piuttosto che fare una versione di greco. O la credo di aver preso 7 o 8, spero sinceramente 8. Non lo so perché nei temi non sono tanto brava. Comunque hai preso 8, Cici. C'è la professoressa nuova, è stata abbastanza clemente, grazie, grazie prof. Passiamo alle materie preferite dell'Elli, credo, latino e greco. Iniziamo allora, con latino. Speravo tanto che ci fossero voti separati così avrei avuto almeno un 9.
Però sicuramente qui non ho preso un 9. Qual è il 9, scusami? In greco, scritto. Wow, mai visto un 9 in greco scritto in vita mia. Quindi presumo di aver preso in entrambi 8. Beh, ho avuto bellissimo perché infatti hai preso proprio 8. Infatti immaginavo anche perché avevo la media dell'8 spaccato. Quindi insomma non è che si poteva fare tanto. Diciamo che a lei li rodo un po' perché lei penso che vada un po' meglio in scritto in orale. Vado meglio in scritto. Io vado meglio in orale, ragazzi. L'orale è quello che mi ha sempre salvato tutta la vita. Sono anche bravissima in orale, ovviamente. Certo, perché no, ragazzi, come mi sbaglio. Però dipende dall'argomento e dalla giornata. Passiamo poi a English. Allora, English mi meriterei 10 perché sono bravissima. No, scherzo, però quindi 9, presumo. E presumi bene perché è proprio 9. Ma la conosco, la mia prof. Ce l'ho avuta sia alle medie che alle superiori, per cui ormai... Storia e geografia. Voi dovete sapere che Lely ha la stessa professoressa sia in italiano che storia e geografia. Ed è nuova. In realtà mi piace molto questa nuova professoressa. E storia mi piace molto di più rispetto all'italiano. Quindi spero di aver preso un voto in più di italiano, perché spero di aver preso 9. Quindi? No. Davvero? Hello, darkest my... Mi prenderà se... No, scherzo, non bisogna mai piangere per un voto e mai abbattersi. Si ha tutto il tempo per recuperare... Per recuperare il preso 8. Ho capito, ma se io sapevo di meritarmi 9, voglio arrivarci. Anche perché io e Lely abbiamo studiato storia insieme, abbiamo fatto tutti gli approfondimenti. Sì, sul serio, il confronto dell'italiano mi meritava 8.000 voti in più. Perché facendo letteratura, ovviamente, essendo più avanti, magari qualche nozione in più gliela davo. Già, seisti? No. La matematica, se non mi ha dato 9, veramente ci rimango male, perché avevo la media dell'8.8, per cui se mi ha dato 8... È stata veramente cattiva, però ho un rapporto di odio con la mia professoressa di matematica. Diciamo amore e odio, perché sono bravissima. La odia. Ci sono portata per la matematica. C'è un rapporto un po' instabile con la prof di matematica, quindi potrebbe avermi dato 8 benissimo. Prove i tamburi. 8. Farò il massimo per farle vedere che io mi impegno, che sono portata per la matematica, materia odiata da tutti. Rendiamoci conto che lei è super portata per la matematica, io non sono portata per la matematica. Ah, proprio mi piace un sacco quella materia. Allora, partiamo poi con fisica. Fisica avevo una media del 9.5. Il professore di fisica lo adoro, per cui essendo il primo quadrimestre probabilmente mi avrà dato 9 per tenermi in mezzo voto nel secondo quadrimestre, come l'anno scorso che ho avuto 9 poi 10. Ma per cui 9. Visto neanche 9 neanche 10, ma sì, fisica 9. Ma infatti lui è super carino. Ma questa è una sciocchezza. Allora passiamo alla tua amata scienze. L'anno scorso, se avete visto il video, avevo 6, che è un voto bellissimo. Anche quest'anno abbiamo fatto biologia, che è una materia tutt'altro diversa da chimica, mi è piaciuta molto molto di più, mi sono impegnata, ho studiato e con costanza. Si concordi, perché abbiamo studiato insieme, che le ho ripetuto e mi ha interrogata per essere pronta all'interrogazione, per cui però credo di aver preso 8 sinceramente. Spero tanto di aver fatto questo salto di qualità. Sì, hai preso 8. Beh, poi educazione civica credo di aver preso 9. Certo, una materia così sotto tra. Sì, hai preso 9, ci sta. Non è molto, ma è onesta, stavo scherzando. Ragazzi, noi siamo molto ironiche, però sapete, quando ci si impegna si vuole puntare al massimo. Tua materia preferita in assoluto? Motoria. Scienze motoria. Allora, dovete sapere che io mi impegno tantissimo in motoria, non per sport. Adesso siamo in dad. Noi abbiamo lo stesso prof di motoria. Per cui per tutto l'impegno che ci ho messo, veramente, io ho mostrato un sacco di collaborazione, l'ho aiutato a fare un sacco di robe. Ha aiutato anche a me a fare robe di motoria. Per cui spero 10. Yes, of course, time, bitches. È carino, però. E Lely ha anche religione. Io, ragazzi, quest'anno mi sono tolta da religione perché ho un prof. Vabbè, lasciamo stare. E non lo so, non so come vadano. In realtà il punteggio di religione non mi ricordo. MS, credo sia moltissimo. Molto sufficiente. Comportamento. Comportamento, io sono una cica mala, una diabla. No, scherzo, 10 perché sono carina, sono coccolosa, sono la rappresentante di classe. 10! Anche sono rappre. E ragazzi, questi sono tutti i nostri voti. Ovviamente non l'abbiamo fatto per vantarci, anche perché non sapevamo i voti prima di vedere questa pagella. Anzi, Auri, dopo andiamo giù dai nostri genitori a fargliela vedere, anche se loro l'hanno già visionata ma non ci hanno detto nulla. Però noi siamo molto soddisfatte, però tutto si può migliorare. L'impegno ripaga sempre, per cui avere dei voti così comunque a un liceo classico è sempre una cosa bella che ti appaga molto, ma ciò non toglie che un voto non descrive la persona che tu sei, giustamente. Esatto, per cui nel caso nella vostra pagella del primo quadrimestre, trimestre, abbiate trovato delle insufficienze, non bisogna mai abbattersi. Anzi, è un motivo
motivo in più per spronarsi e dare fare meglio. Noi crediamo in voi, ovviamente. Pubblicheremo degli altri video sul metodo di studio, organizzazione per aiutarvi. E anche tutti i calendari su Pinterest, così appunto per organizzarvi al meglio. Il video termina qui comunque, se non l'avesse capito. Nulla, speriamo che vi sia piaciuto. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E di seguirci sui nostri social. Cerchiamo di pubblicare adesso un TikTok al giorno. Quindi mi raccomando, follow us. Noi adesso vi lasciamo a Ali Auri del futuro, che saluteranno 10 persone scelte dal video precedente. Eccoci! Scusate veramente le nostre condizioni. Però siamo tra una lezione e l'altra durante la pausa e sì, questa è la nostra tenuta dad e non riusciamo neanche a tenere gli occhi aperti. Allora, iniziamo da Elena. Un bacione. Facciamo solo per voi questo, quindi vi prego, mettete like. Giuliana, un bacione anche a te. Bianca, un bacione. Allegra, un bacione anche a te. Benedetta, un bacione. Erika, che è una fanpage, agli Auri Forever, un bacione. E un bacione anche a tutte il Sagasani's Family. In Dolly Sweet Potter, un bacione. Giovanna, un bacione. Rachele, che è la fanpage, agli Auri per certezza, un bacione. Sofia, un bacione anche a te. E abbiamo terminato. Noi ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao! Ciao.